Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Presidente, il Comites di San Marino ha raccolto queste firme, oltre 500 in poco tempo, per il riconoscimento del Green Pass a San Marino. È un problema molto sentito dalla comunità italiana locale, perché ci sono tante famiglie miste e tanti interessi al di là e al di qua del confine. Premesso che noi della Lega stiamo lavorando per la completa abolizione del Green Pass quando terminerà lo stato di emergenza sanitaria a fine marzo, Presidente, colleghi, qualora il Green Pass rimanga in vigore in una qualche forma dopo il 31 marzo, caro Sottosegretario, ricordatevi degli italiani a San Marino. Sottosegretario, le consegno queste firme. Grazie mille. Chiesa intervenire il deputato Donzelli. Grazie Presidente. La Regione Toscana, il Consiglio regionale della Toscana ha finito, sta arrivando a